Bene, buongiorno a tutti. Conferenza stampa del presidente Sirci con il direttore sportivo Goran Bujović, c'è anche il direttore generale. Bignone Suto. Ha dovuto andare via. Ha dovuto andare via. Prego, presidente. Ok, abbiamo voluto un attimo convocare questa conferenza stampa qui oggi per comunicare un evento importante. Poi aggiorneremo un po' quello che sono un po' i work in progress circa, diciamo, la gestione e la, diciamo, utilizzazione del palazzetto. Oggi è una giornata molto importante perché tutte le voci che c'erano in giro circa il nostro giocatore più prestigioso, Aleksandar Magnum Atanasievic, sono appunto definitive, che il ragazzo rimane ancora da noi un altro anno ancora oltre previsto. Come avevamo già tramite contratto impegnato ancora per un altro anno, quindi il ragazzo doveva rimanere ancora per la stagione 2016-2017, abbiamo raggiunto, diciamo, dopo svariati, diciamo, giorni e settimane di trattativa, un accordo che il ragazzo di prolungare il contratto ancora per un altro anno. Quindi il giocatore Atanasievic sarà con noi per altri due anni. Grazie. Questo è un punto importante per noi perché rappresenta, diciamo, il personaggio decisivo, importante, che tutta Italia ci invidia, per costruire, diciamo, la prossima squadra, che speriamo si faccia ancora più onore di quella, diciamo, di come si è fatta quest'anno. Alla fine non è andata male, però ecco, vogliamo di più, che siamo incontentabili e quindi si fa presto, diciamo, ecco, a volere di più. Quindi questa idea, diciamo, di Atanasievic, che per ancora altri due anni con noi, rappresenta un punto di forza, di sicurezza, non una sicurezza, che appunto ci dà a me e anche al direttore sportivo, soprattutto a tutti gli sponsor, a Conad, tutti gli sponsor minori che ci sono dietro, la forza e anche, se vogliamo dire, la speranza per, diciamo, mettere su una squadra il prossimo anno interessante, che possa appunto essere competitiva in un mondo come quello italiano, dove la pallavolo è ai primissimi posti al mondo. Ecco. Domande? Per quanto riguarda la sponsorizzazione Sir e Conad, continua l'abbinamento, ci sono dei accordi pluriennali, Conad è intervenuta nella campagna acquisti, nel mercato, ha voluto dire la sua? Guarda, non ci sono contratti tra noi e Conad, noi siamo una società dove lo si fa una sponsorizzazione per passione. E è chiaro che è un rapporto che si va, tra virgolette, costruendo anno dopo anno e consolidando anno dopo anno. Non abbiamo contratti di 2-3 anni, non è che la si fa la sponsorizzazione per business o per popolarità, la si fa per passione. Perché i dirigenti di Conad, in primis Danilo Toppetti, che è l'uomo forte di Conad, è gente appassionata e vuole dare a Perugia, come voglio dare io a Perugia, onore, vittorie, prestigio, importanza a livello sportivo. Io penso che non servono i programmi, diciamo, i contratti biennali, triennali. La Sir Serviti di Conad e Perugia è la squadra di tutti, prima di tutto degli sponsor e poi dei tifosi. Quindi chi vuole ci sta, se il prossimo anno non vuole non ci starà. Certo è che è una bellissima famiglia e vediamo che gli sponsor rimangono, anzi si incrementano. Quest'anno abbiamo avuto tra le nostre file la Farchioni, salumificio Tiberino, quell'azienda prefabbricati di importante, azienda prefabbricati di Città della Pieve. Quindi sicuramente vediamo che arrivano bellissimi nomi, speriamo che questi bellissimi nomi possano incrementare. Conad è l'azienda più forte in Umbria, l'azienda che fattura di più in Umbria. È chiaro che Conad
dovrà, se vorrà, contribuire ancor di più a quello che è, diciamo, lo sforzo economico, perché poi se vogliamo fare una bella squadra non è che ci vengono a gratis i giocatori da noi, oppure perché voglio dire Perugia è una città millenaria, ci vengono perché appunto sono ben pagati, amati, onorati, riveriti, ma sicuramente vengono perché c'è, diciamo, un cachet all'altezza della loro, diciamo, fama e prestazione. Quindi ecco, io penso che Conad, essendo, diciamo, la prima azienda in Umbria, cioè quello che fattura di più in Umbria, secondo noi è assolutamente strategico che rimanga da noi. Riusciremo a vedere un mondo, un futuro piuttosto nebuloso se non rimarrebbero nel Conad. Io però ecco, vedo grande passione nei quadri del signor Toppetti e tutto quanto l'entourage, diciamo, di dirigenti loro, e vedo che hanno capito, stanno, diciamo, impersonando quel tipo, diciamo, di figura come penso di essere io, che è quello che da appassionato, da innamorato, da mecenate per questa città cerca di fare qualcosa di più, quello che ho detto prima, di dare più prestigio a una Perugia che nel corso del tempo non è che ha vinto molto, però che merita tanto, perché è un bellissimo posto. Perugia è una zona, è una città che non vediamo l'ora di tornare a rivedere quando usciamo, quando andiamo all'estero, ecco. Presidente, il prolungamento di contratto di Atanasievic, come ha detto lei, è un ottimo punto di partenza per la prossima stagione. Inutile dire che si fa un grandissimo parlare in questi giorni di importanti operazioni di mercato, di pedine che eventualmente rafforzerebbero notevolmente la squadra. Un nome in particolare gira ormai da giorni. Ecco, può farci il punto della situazione? Ma diciamo ci sono altre situazioni, perché non è che una squadra che il prossimo anno vuole vincere qualcosa arriva verso luglio e decide di comprare qualcuno, e i giochi si fanno prima, nel corso della stagione antecedente, cioè questa stagione è propedeutica per gli acquisti che saranno operativi nel prossimo anno. Quello che, diciamo, noi stiamo facendo comunque sono tutti quanti dei movimenti di approccio, nomi e cognomi e soprannomi che girano sono veri, speriamo che siano tutti quanti veri affinché poi venga fuori una bella squadra. L'unica risposta sicuramente certa oggi è che Alexander Magnum Atanasievic ha firmato per 2 anni, questo è un fondamento. Gli altri speriamo che già da settimana prossima possano essere, diciamo, ulteriori certezze, speriamo, perché ecco, quindi si sta decidendo in questi giorni. Cioè, quindi in questi giorni si sta decidendo sull'arrivo di Zaitsev? Sì. No, perché ho visto che il nome non è stato fatto. Vabbè, ma era sottinteso. Cioè, nel senso... Il terribile Zaitsev. E poi arriverà un nuovo centrale. Ma questo è una cosa che voglio che vi risponda il nostro direttore sportivo, perché l'operazione, diciamo, sul centrale sta portando avanti lui. Io vorrei che vi aggiornassi ancora di più in prima persona, sennò... non può stare zitto, diciamo, come usa fare lui di solito. No, il fatto è che finché non ufficializziamo l'arrivo di un altro giocatore italiano non possiamo permetterci di avere uno straniero in campo, quindi finché non l'operazione non viene fatta e settimana prossima non possiamo fare nessun tipo di calcolo. Intanto siamo molto attivi sul mercato e stiamo aspettando che si verificano qualche situazione a nostro favore, così possiamo richiamarvi settimana prossima e dare qualche altro annuncio. Questo sarebbe ideale. L'incertezza su Zaitsev dipende dal giocatore o dipende dal suo rapporto con la precedente società, con la sua attuale società? Beh, Zaitsev sta concludendo questo tipo di rapporto. E quindi la volontà del Mosca è quella, diciamo, di uscire da quel contratto. Ma questo contratto si viene rescisso, parlo del prossimo anno, quindi adesso vanno fatte le rescissioni, devono essere
pagate, previste delle penali, che sono penali da 250.000 euro. E anche per i russi 250.000 euro pesano, soprattutto in questo momento che l'euro gli costa tre volte tanto, in quanto il rublo per via della guerra in Ucraina gli si è svalutato. Quindi diciamo, questo mondo russo sta un po', come si dice, venendo meno a livello economico, non solo nella pallavolo ma anche negli altri tipi di sport, gli ingaggi vengono talvolta diminuiti, ma in questo caso vengono anche talvolta diciamo, disdetti, e quindi però ecco, ci sono delle penali, e quindi il giocatore ecco, sta trattando a livello, però mi sembra che la cosa sta, lui dovrà venire in Italia, però dove bisogna vedere. Cioè, ecco, quindi Presidente, non è che risolta la questione con Mosca, Zaitsev vuole solo Perugia o Mosca, cerca comunque da vincere? Mosca non ci sarà più nei programmi di Zaitsev, perché Mosca non ha più soldi, è una questione, ecco, stanno pagando adesso le penali, però Zaitsev sarà fuori da Mosca. Macerata gli serve un opposto, Verona l'ha trovato, Trento non l'ha trovato. Sì. Beh, comunque ecco, stanno e Perugia sta cercando diciamo, un posto 4. La nazionale italiana e la federazione italiana è molto contenta, il presidente Magri mi ha detto che tifa per noi se Zaitsev viene da noi, perché vorrebbero mettere e rimettere quindi il Zaitsev in posto 4. In quanto opposto c'è Vettori e gli piace, gli sta molto bene, adesso che sia insomma, più rodato, Vettori rappresenta anche il nazionale, forse ecco, una sicurezza in più. Ecco, io volevo fare a Goran una domanda proprio in merito a questo, visto che per tanti anni ha interpretato divinamente il ruolo di in banda, con la conferma, come ha detto, di Atanasievic, quindi fugato ogni tipo di dubbio che sarebbe una banda, eventualmente Zaitsev, il giocatore che già in passato ha ricoperto il ruolo di schiacciatore laterale, potrebbe avere qualche difficoltà magari per tornare a questo ruolo che comunque è sempre molto delicato, perché come sappiamo nella pallavolo il ruolo del martello ricevitore è sicuramente un ruolo chiave, no, per quanto riguarda gli equilibri della squadra, o avresti comunque totale fiducia in un giocatore che comunque è un grande campione? Beh, difficoltà ci saranno sicuramente, soprattutto all'inizio, se lui in nazionale gioca da opposto, questo è senza dubbio. Stiamo cercando di ripararci sulle seconde file per scontrare questo problema, se eventualmente esiste all'inizio del campionato. Speriamo che il ruolo di schiacciatore sia come una volta andare in bicicletta e poi diciamo, non si scorda mai, quindi abbiamo previsto un periodo di tempo di adattamento e cercheremo di aiutarlo in tutti i modi per superare queste difficoltà. Guarda, eccomi qua, Dario Forcini, di Corriere Umbria. Su Atanasievic la situazione ormai è definita, mi pare di capire che ci sia un altro giocatore che sta trattando un eventuale prolungamento con la società e risponde al nome di Andrea Giovi. Chiedo se la volontà della SIR di confermare o meno il giocatore dipenda dal fatto che ci siano possibili movimenti alternativi al giocatore stesso, oppure è una questione che riguarda proprio il vostro rapporto con il giocatore e la volontà di confermarlo per farne il libero titolare. Cosa c'è dietro, se ci sono nomi alternativi? Rossini è un nome di cui si parla, Colacci è un altro di cui si sta parlando molto. Grazie. Rispondo io? Sì, con Andrea abbiamo un rapporto sicuramente eccellente e siamo molto soddisfatti di quello che ha fatto a Perugia tutti questi anni. È un giocatore che è rimasto più in squadra di tutti gli altri e quindi penso che è un nome come sono anche gli altri in questo momento per noi. Stiamo valutando alcune situazioni e penso a breve sapremo quali sono le possibilità per noi e poi decideremo. Insomma, Andrea qui è ben voluto sia da pubblico, dai sponsor, da tutti quanti. Se la nostra decisione sarà su di lui, penso che non ci sono problemi di prolungare l'accordo. Quindi però stiamo verificando, perché adesso sinceramente anche io ho sentito parlare di Colacci, di Rossini, non so quanto
ci sia del vero in, tutto, in tutte queste storie, perché sono giocatori che sono sotto contratto e quindi se noi annunciamo oggi Atanasievic che è sotto contratto, no, non è che altri fanno conferenza di stampa in altre squadre e richiedono di Atanasievic che sta qui, quindi sono situazioni abbastanza complesse, però ci stiamo lavorando, con Andrea mi sento abbastanza spesso, quindi penso che in una settimana avremo anche meno qualche risposta su questo ruolo. Presidente, inevitabile il punto della situazione per quanto riguarda il discorso Palazzetto, si è dichiarato soddisfatto della discesa in campo anche della regione, in questo momento le sue sensazioni visto di, in vista di qualche giorno che si preannuncia insomma molto importante? Sono più, diciamo, mi sento un po' più tranquillo, perché noi non potremo giocare in un palazzetto come questo oggi, perché lo vediamo proprio dalla scia negativa che ci siamo fatti noi di Perugia in Italia con un palazzetto così. Quando, voglio dire, parli di Perugia, gli altri cominciano a... Vi ricordate una volta quando c'erano le conferenze dei diritti, quando c'erano i cinesi, parlavano con gli americani, vi ricordavano sempre il fatto dei diritti civili, umani, no? Che i cinesi, i politici negavano alla popolazione, era sempre quello. E quando sì, si parla di Perugia, comincia a dire: ah, ma voi con quel palazzetto non potete fare questo, ah beh, voi siete di qua. E dietro, poi sotto, diciamo, nell'intimo, diciamo, dell'interlocutore c'era che cosa? Che non solo era piccolo, un po', diciamo, precario, eccetera, ma soprattutto era, diciamo, a livello igienico non all'altezza, non c'è una conferenza, non c'è una sala. Oggi stiamo facendo in questo momento una conferenza stampa nel mio ufficio. Potevamo benissimo fare una bella conferenza stampa in una sala stampa. Potevamo fare nella zona hospitality, ospitare, diciamo, delle persone importanti, oppure giornalisti, o che so, interlocutori di altre, diciamo, società, ma invece non abbiamo una sala hospitality. Se lo facciamo all'aria aperta insieme a mezzo al polverone, come è successo che ha fatto Maurizio Sensi per 2-3 anni. Il problema è che non è igienico servire dell'alimentare in mezzo al polverone, e quindi vuol dire, dal punto di vista anche, tra virgolette, proprio rischiamo proprio della... C'è sicuramente, diciamo, la necessità assoluta di avere un palazzetto all'altezza. L'idea di andare a Firenze è il piano B, ma è vera, cioè non è che vuol dire, cioè, al di là delle varie più o meno, è una cosa che esiste. È chiaro che mi piangerebbe il cuore, come da quelli che sono andati via di Perugia, da Perugia qualche anno fa, gli piangeva il cuore. E questo non deve accadere. Allora da lì noi abbiamo interpellato la Presidente Marini, Catiuscia Marini, della Regione, e molto volentieri si è messa a disposizione. Quindi oggi io sono più tranquillo, perché non ho solo un interlocutore davanti a me, il Comune, ma ho anche la Regione, che è un interlocutore più forte, più consistente, dove, voglio dire, c'è anche da quel lì, da quella diciamo, direzione, ci viene, diciamo, un feedback che ci tiene a che il grande volley italiano, perché qui si dimentica quello che è diventato Perugia nell'Italia pallavolistica. Noi siamo una delle poche società, forse l'unica, che ha la colonna del nord, tanto per dirti. Noi di Perugia, quando vai a giocare a Modena, quando vai a giocare a Milano, quando vai a giocare, non so, a Padova, c'è la colonna del nord, cioè 60, 70, 50, non so, persone che vengono a seguire la squadra del cuore, ma sono di Milano, sono di Brescia, sono di Treviso, sono di Rovigo, capito? Che vengono a Padova a tifare te, vengono a Verona a tifare te, vengono a Modena. È un po' come quando eravamo bambini che tifavamo il Milan e la Juventus, noi della provincia. Ecco quello che è Perugia. Quindi è un peccato che domani non chiamarsi più Perugia. Questo è un fenomeno che è dovuto a che cosa? Alla simpatia, all'onestà, al fair play, ai tifosi, alla politica, diciamo,
tra virgolette, razionale nostra, di creare un movimento soprattutto fondato su che cosa? Sull'amicizia, oltre che sullo spettacolo, ma sull'amicizia, perché questa che diceva, che come diceva il grande Carlo Bobbi, che deve essere il nostro marchio di riconoscimento, l'amicizia che vogliamo esprimere nei confronti di chi ci viene a vedere, che siano avversari oppure supporter. Presidente, ma un progetto di ristrutturazione, no, dell'impianto, cioè è necessariamente da fare di corsa entro l'estate, oppure diciamo può essere magari in un piano pluriennale, diciamo? No, di corsa, deve essere fatto adesso, perché è da una vita che deve essere fatto. Questo palazzetto è rimasto incompleto da quando, dagli anni 80, quando stava costruito, e poi è stato ancora più incompleto perché è sparita una tribuna, non so per quali motivi, perché io non ero qui, quindi adesso deve essere rimessa una tribuna, deve essere rifatte, diciamo, aumentate i posti oltre alla tribuna, perché noi abbiamo bisogno di almeno 3.500 posti certificati a sedere in Champions League. Noi non possiamo giocare la Champions League se non abbiamo 3.500, l'abbiamo giocata l'altra volta perché abbiamo taroccato i numeri, assumendomi io la responsabilità, abbiamo dichiarato il falso, invece di essere 3.500 erano 3.200 rotte. Ma com'è possibile lavorare così? Non sa quanti noi soldi ci mettiamo, io e Toppetti e gli altri che sono sponsor, noi buttiamo 2-3 milioni euro all'anno, 2 ai 3 milioni di euro all'anno. Cioè noi ogni anno costruiamo il nostro palazzetto personale, che ogni anno viene dissolto. È chiaro che ci si aspetta che le maestranze, soprattutto diciamo la Perugia politica, l'Umbria politica, intervenga come non dico solidarietà, ma per amore di quello che è stato l'impegno loro con i direttori. La cifra che serve per i lavori? Stiamo facendo un progetto con l'RPA questi giorni, anche loro scendono, diciamo, ci danno una mano, e l'ingegner Simelli che doveva ci ha detto che ci danno una mano e perlomeno loro possono fare avanzare un'idea di progetto, ma sul milione, forse un milione e tre, dipende, ecco. Quello che bisogna fare, io prevedo, diciamo, un restyling anche a livello, diciamo, ottico-visivo, dove sono previste quattro spicci che uniscono le tribune dalle curve. Quindi questi spicchi che vanno a raccordare, ecco, e diventa un anello, e diventa, cioè, un impatto bellissimo, anche perché abbiamo bisogno anche di bellezza, perché questo palazzetto è bello quando è pieno, sì, perché confonde, però abbiamo bisogno di bellezza e di armonia. Oggi siamo nel 2016, non possiamo pensare a un palazzetto, vuol dire, come quello che era di 30-40 anni fa. Oggi abbiamo bisogno, diciamo, di una casa col bagno, io dico. Nel 1800 costruivano case senza bagno. Oggi se c'è una casa con il bagno, ma con tutti quelli che sono i crismi, diciamo, per il vivere di 2016, questo palazzetto deve avere delle tribune che sono collegabili tra loro, un'armonia, di avere una sala stampa, di avere dei bagni maggiori, di avere delle docce maggiori, degli spogliatoi più ampi, sala stampa, sala hospitality, una sala meeting, che potrebbe essere, diciamo, un locale semplice, però ecco, a Venosaia una sala, l'unica cosa che abbiamo è una sala video che sì, c'è, cioè, un po' scalcinata. L'anno scorso il sottoscritto, tramite Maurizio Sensi, abbiamo dovuto arredare il lo spogliatoio, perché si erano lamentati i giocatori che non era igienico. Certo, era quella, vuol dire, 30-40 anni fa, è normale. Possiamo vivere, vuol dire, su una casa con la mobilia di 30-40 anni fa, no? Soprattutto se si è in un bagno, vuol dire, perché lo spogliatoio è uno spogliatoio. Presidente, ritornando appunto, continuando su questo aspetto, vorrei il conforto da lei in merito a una considerazione che ho fatto io in questi giorni. La mia sensazione è che ci sia stato un prima e ci sarà un dopo nella SIR Setti Perugia, nella storia della SIR Setti Perugia. Mi riferisco al fatto che lei, non dico improvvisamente, ma con decisione negli ultimi tempi, si è posto degli obiettivi,
dei traguardi in brevi termini, sia per quanto concerne lo sviluppo del valore tecnico della società, che soprattutto per quanto concerne tutto quello che lo circonda, con la questione infraevangelistica che è fondamentale. Le chiedo se il suo tipo di approccio, il suo tipo di impegno per questa società lo può definire in termini ancora più importanti in questi ultimi mesi, pensando al futuro, perché obiettivamente tutto quello di cui si sta parlando è un po', tra virgolette, in controtendenza con quello che è stata la Sirte di Perugia prima. Cioè, da adesso in poi c'è la sensazione, da parte di tutto suo e di tutto l'ambiente, che davvero questa storia deve cominciare ad essere una potenza di riferimento nel volo mondiale. Ma guarda, la nostra storia, il nostro futuro è la nostra storia. Cioè, siamo arrivati qui, eravamo una squadra di A2 che ha stentato a salvarsi il primo anno. E quindi è chiaro che, vuol dire, piano piano, c'avevamo pochi spettatori e adesso ce ne abbiamo di più. C'avevamo un palazzetto che era veramente, abbiamo cercato di migliorarlo anche noi, con lo spogliatoio che dicevo prima, sollecitando le pulizie magari meglio, ai tempi della Darwin, oppure magari, che so, mettendo i cuscini a spese nostre su tutta quanta la tribuna principale e quell'altra degli istinti. Quindi, voglio dire, abbiamo cercato di fare, abbiamo messo anche la restaurazione di questo ufficio, che noi paghiamo l'affitto alla cooperativa, al gestore, fa parte di quello che è, diciamo, la nostra idea della vita, capito? Però adesso siamo qui e dobbiamo incrementare sempre di più, quindi, diciamo, l'idea di costruire una squadra migliore, però creare una casa migliore, un ambiente migliore. E altrimenti poi la gente dice, ma come quello lì vuole fare il fichetto, va via con la macchina bella, ma va via tutto quanto con le scarpe sporche, oppure non so, quello vuole fare il grande e poi magari non so, non è così grande perché dietro c'ha. Quindi quello che, diciamo, noi vogliamo fare è avere, non so, dare un'ottica, diciamo, prestigiosa, però a 360 gradi, ecco. Quindi secondo me quello che abbiamo fatto prima, che non è niente di speciale, però io vorremmo continuare a farlo, a svilupparlo nel futuro. Speriamo che diventa poi alla fine qualcosa di speciale per Perugia, ecco. No, volevo tornare sulla questione del paraevangelisti. Visto l'intervento precedente, cioè, emerge una volontà e una strategia che è completamente diversa rispetto a quella che è stata attuata negli anni passati e anche con l'ultimo bando da parte dell'amministrazione comunale e da parte del gestore. Cioè, nel senso che qui al paraevangelisti sono stati affittati, anche con contratti in essere, qualsiasi spazio, e quindi, vuol dire, questi spazi, cioè, da quello che si dice, andrebbero recuperati per altre esigenze. C'è la volontà da parte delle istituzioni, da parte del gestore, di cambiare completamente questa strategia? Sì, ho visto il comune, però questa è una questione del gestore, perché il gestore, cioè io, c'è una, diciamo, chiamiamola una, con un accordo dove devono essere privilegiate le società che fanno uno sport più importante. Però ecco, finora un po' per la crisi ci mettevano dentro bambini, anziani, eccetera. Quello che noi abbiamo chiesto è che non devono essere questi tipi, diciamo, di allenamenti, bambini o ragazzetti che urlano e disturbano, concomitanti con i nostri allenamenti sul campo principale, perché disturbano e soprattutto distraggono quelli che sono, diciamo, non si sente parlare. Già il nostro, diciamo, mondo è un mondo poliglotta, c'è il serbo, c'è l'americano, c'è il bulgaro, c'è lo spagnolo, c'è l'argentino, c'è l'italiano. Già si capisce male, quindi se c'è il coro esterno dei ragazzi, quindi, però ecco, visto che il gestore è d'accordo, adesso stiamo facendo un nuovo contratto e comunque da parte loro, pagando, insomma, anche noi, cercando di dire, va, te li diamo noi questi soldini che guadagni, ma sono pochi, ecco, con i campetti intorno, ho visto che comunque, diciamo, il nuovo gestore ha cambiato anche lui, diciamo, l'atteggiamento costruttivo. Io adesso, diciamo, c'è più armonia, cioè sembra che si è realizzati un po' tutti che questo, diciamo, quello che noi chiediamo
è assolutamente sacrosanto e che, voglio dire, sa da fare, perché se vogliamo bene a Perugia dobbiamo farlo, ecco. Grazie a tutti.